Lin, tutto a posto. Da quando ci siamo separati per far perdere le nostre tracce, ho camminato per ore. Ma alla fine ho incontrato tutti i ragazzi della banda. Bene, fammici dare un'occhiata. Qui, in mezzo alla strada. Entriamo un po' là dentro. A berti una cosa e a parlare con calma. Lì, in mezzo alla gente. Ci sediamo a un tavolo nascosto. Ma sì, vi dico che parlano di una bella fanciulla dai lunghi capelli che è tenuta prigioniera dentro una torre altissima. Buongiorno, bei signori. In che cosa posso servirvi? Due boccali di birra fresca, bellezza. E un tavolo per te. Signor cavaliere, la mia locanda offre poco privé, ma molta simpatia e prezzi modici. Per il resto è quel che vedete. E quel che vedo io è il capo delle guardie. Presto, andiamocene. Grazie, andrà benissimo. Non preoccuparti, non lo sai che quello non distingue un cane da un cavallo se non ce l'ha un palmo di distanza. E tu non sai che è un segugio. Quelli come noi li riconosce appiuto. Quelli come noi? Ladri, grassatori, borseggiatori. Ma ti dico che per lui è sempre nebbia della brughiera. Allora, bella Lele, continuate il vostro racconto. Sapete che dovete mettere al corrente le forze dell'ordine in caso di reato. È dovere di ogni voi cittadino collaborare. Su forza, dite quello che sapete. Signor capitano, non sono sicura che sia vero. L'ho solo sentito raccontare. Ma dove sarebbe questa torre? Se c'è una fanciulla rapita, è mio supremo dovere mandare i miei uomini a controllare se non esistono gli estremi di reato di rapimento, capite? Capisco. Il fatto è che a me l'ha detto un contadino che vende le verdure. Al quale l'ha raccontato un pastore da cui compra il latte, che a sua volta l'ha saputo da uno straniero, che era il cugino di un mercante che, viaggiando, ha conosciuto il conducente di una diligenza. Ferma, ferma, benedetta ragazza! Mi farete girare l'artista. Allora, ricapitoliamo. Ma dove siete? No, qui! Sono qui! Ah, ecco! Vedi, ci cercavamo. C'è una fanciulla prigioniera in una torre. Ma dove? E soprattutto chi la tiene prigioniera? E chi lo sa? C'è chi parla di un drago. Di una striga. Chi di una banda follente. Il posto poi è un vero mistero. Là, oltre la collina e la radura, pare vi sia una porta nascosta da una siepe altissima che conduce direttamente alla torre. E magari la torre compare e scompare a seconda dei momenti, vero? Ma me l'ha raccontata così! E han detto che la ragazza dei capelli lunghissimi! Capelli lunghissimi! Che il drago usa per scalare la torre, scommetto! Ma chi parla ora? Chi siete? Va via, signora stessa credulona! Come osate parlarvi così della bella Ele... Giovinato, un po' di rispetto! Declinate le vostre generalità al capo delle guardie! Oh no, siamo fritti! Fritti sì, ma salati, Non dolci, che non mi piacciono i dolci! Testoni, guarda che orbo, mica sordo! E con la birra, poi! Voi, signor capo delle guardie, con la birra preferite il dolce o il salato? Come sapete che sono il capo delle guardie? Ah già, l'ho detto io. E il resto è vivo. Potete chiamarmi Sir Capitano Kurt. Di grazia. Oh, scusate, messer capitano Kurt di grazia. Ma questo ragazzo è tutto, oppure si prende il gioco di me. Voi chi siete? Sono Bertin Fabro, messer capitano Kurt. Di grazia. Ma come sarebbe a dire cosa c'entrate voi? Diceva voi. Helmut, qua di ascelta a rapporto, signor capitano. Ma fatene, stupido. Guardi, ascelta.
Figuriamoci se non fosse stata scelta. Su, via, ma sar punto, non alterateli. Un'altra birra? Ora vi ci mettete anche voi, povera gollina. Proprio ora che devo chiamare a raccolta tutte le energie del segugio, voi mi offrite un birra. Birra, birretta, la fanciulla nella torretta, il capello lungo e biondo, forse il drago è tutto tondo. Scherzato! Ma dove siete? Chi siete? Calma, messere, calma! Ecco, adesso sì che è finita per davvero. Me ne vado per il mondo, mangio e bevo, senza fondo. Flynn mi chiama e tu mi cerchi, ma la sai la novità? Se tu provi ad acciuffarmi, io non sono già più qua. Via compare, corri, più veloce del vento, tu di là e io di qua.